ma tra 2 settimane, tra 2 domeniche, c'è una manifestazione particolare che in qualche modo richiama la Straverona. Di che cosa si tratta, Gianni? Niente, a Bonovicina il sabato 16, ci sarà una corsa dedicata ai ragazzi, organizzata proprio dal gruppo Tre Campanili, Che poi ospiteremo subito dopo la che pubblicità. poi, sì, vedremo dopo, è organizzata con le scuole, diciamo, e questa corsa non è la prima che viene fatta, l'ha fatta anche l'anno scorso, però da quest'anno abbiamo pensato come Uno dei Marciatori, come FIESP insieme, in collaborazione, di vestire queste corse per i ragazzi di un significato che è quello di cercare di avvicinare i ragazzi al mondo delle non competitive, il nostro mondo, il nostro movimento, Certo. portando però un qualcosa che, un filo conduttore, diciamo. Abbiamo perciò ideato quello che si chiama Circuito Straverona Junior, che praticamente consiste in un certo senso in un supporto ai gruppi, gli faremo supporto come Straverona, porteremo l'arco, il gazebo, i palloncini, le medaglie, i pettorali, il podio, tutto quello che può servire a creare un certo tipo di ambiente che poi loro potranno ritrovare nelle manifestazioni successive, perché noi cerchiamo adesso di partire con un calendario nutrito di queste corse per i ragazzi, che loro ritroveranno. Sarà un po' il loro ambiente e il tutto confluirà, diciamo, finirà con la Straverona dei ragazzi che si terrà il sabato 1° giugno Primo in giugno, Piazza Bra, la vigilia della dove Straverona. premieremo i ragazzi che avranno fatto il maggior numero di presenze in queste manifestazioni per ragazzi. Ecco, quest'anno ormai siamo partiti, diciamo, con la marcia del giocattolo, abbiamo organizzato una corsa per i ragazzi. E da C'è lì una buona abbiamo risposta, fatto. Gianni, sì. E bisogna spingerla, ci vorrà del tempo perché parta veramente. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è di avvicinare i ragazzi, ma le loro famiglie, anche verso il nostro mondo, no? Per cercare di, in qualche modo, di ringiovanirlo un pochettino, Mi perché viene da questi dire che i anni. ragazzi però vogliono la competizione, o Loro sbaglio? sì, però se noi creiamo questi momenti in concomitanza con le nostre manifestazioni, intanto avviciniamo le famiglie, vedono cosa facciamo e magari vengono pure, no? L'obiettivo Comunque, è voglio quello, dire, è insomma. sicuramente un'iniziativa da spingere, perché quando Sì, poi si portano tantissimo. fuori i ragazzi, no, a Non fare lo scherziamo. sport e il movimento, secondo me loro vogliono arrivare primi, secondi e terzi, o no, Ma Gianni? sai, io vengo dalle file del centro sportivo italiano, da bambino ho sempre seguito, e comunque si riusciva a sposare queste due Certo, esigenze in certo. modo non esasperato, quindi penso sia Sì. una linea molto Senza vicina, mi esasperare, auguro. però certo, la partecipazione a questa iniziativa assolutamente. Bene, parliamo dopo di Bonavicina a questo punto. Noi salutiamo Gianni Gobbi, presidente dell'Unione Marciatori. Grazie anche a Stefano Scevaroli. Allora Grazie a te, a l'appuntamento è voi. per tutti, è al Palio del Drappo Verde domenica all'Arsenale, poi saremo lì con le telecamere, per cui ne riparleremo sicuramente anche venerdì prossimo. Grazie intanto a loro. Dopo la pubblicità, Bonavicina, perché come diceva Gianni Gobbi, c'è sì questa Straverona Junior, ma c'è anche la non competitiva dei Tre Campanili. Stiamo parlando di una non competitiva beh, che possiamo quasi definire che edizione è. Decima, La per decima. cui insomma già con una bella storia alle spalle. A tra poco. Allora, eccoci qui con Maurizio Guerra, organizzatore della non competitiva dei Tre Campanili, la camminata dei Tre Campanili in festa e del gruppo podistico Tre Campanili che si terrà a Bonavicina domenica 24 marzo. E c'è anche Daniela Balzanello che è assessore del comune di San Pietro di Morubio, assessore alla scuola, all'ecologia, alle pari opportunità. Allora, prima di parlare della non competitiva, però, il LASI, bravissimi gli organizzatori, e ricordiamo che nella gara competitiva sulla 10 km, insomma, si è imposto il beniamino di casa, Isacco Piubelli, davanti a Zeno Bussinelli, per cui bravissimi, vale la pena anche di fare a loro i complimenti, perché c'era anche la gara competitiva. Però qui mi avete portato, ecco, questa camminata dei Tre Campanili in festa, qui c'è anche tutto il percorso, poi magari lo mostriamo, di 6, di 13 e mezzo e di 20 km. Maurizio Guerra, decima edizione, Decima edizione con adesso devi ottimi. Sì, convincere i veronesi a venire a Bonavicina, provaci. ecco, diciamo che è la decima edizione e siamo andati sempre in crescita dal primo anno che abbiamo cominciato a organizzare e siamo arrivati a
a questo nostro piccolo traguardo del decimo anno e diremo entusiasti, perché l'anno scorso ha avuto parecchio interesse i nostri percorsi che vanno, che io intanto mostro, vanno non so se in tutta la pianura, molto, molto significativi, dalle ville dove si transita, alcune si passa dentro e alcune nei dintorni. Non so che cosa capiscano da casa, però insomma alla fine i percorsi sono sempre meglio correre che vederli sulla carta, dopo, però insomma è giusto mostrarla. Tengo a precisare che il percorso dei 6 km è privo di qualsiasi barriera, perciò possono partecipare tutti. Una cosa tengo a precisare, la partenza ufficiale sarà alle 8:15 dalla chiesa parrocchiale. Si parte tutti insieme qui? Tutti insieme, perché... Cioè, anche qui tutti insieme? Tutti insieme. Sta prendendo piede questa cosa. Proviamo, perché appunto noi come gruppo abbiamo messo a disposizione, faremo un'estrazione a premi proprio per quelli che partiranno in orario. Ho capito. Beh, questo vale la pena sottolineare, anche il 24. Un incentivo diremo a rimanere fermi e dopodiché al momento delle premiazioni verrà estratto questo premio, che si tratterà di un weekend in un agriturismo. Ecco, c'è anche l'assessore Daniela Balzanello che ci tiene in modo particolare a parlare di questa manifestazione, perché evidentemente è anche un modo per valorizzare, no, questo territorio, assessore. Sì, è un modo bellissimo per valorizzare questo territorio in maniera molto pratica. E a questo proposito vorrei anche sottolineare che proprio in occasione di questa decima corsa dei Tre Campanili in Festa viene aperta in maniera eccezionale la domenica mattina, proprio vicino alla chiesa dove ci sarà la partenza di questa corsa, la mostra paleontologica mineralogica Umberto Guerra. Si tratta di una raccolta di fossili, ma non solo di fossili, anche di minerali prevalentemente donati da un nostro concittadino. È una mostra pensata per la didattica, pensata per le scuole, ma viene aperta eccezionalmente questa domenica mattina per tutti. Quindi l'intento è insomma andare lì, fare la corsa, chi 6, chi 13, chi 20, e dopo magari visitare la mostra. Anche questo visitare punto. La mostra. E magari chi non corre può aspettare, no, il marito, la moglie o il figlio, il parente, guardando e ammirando questa mostra. Il gruppo podistico Tre Campanili che storia ha, Guerra? Allora, la storia è così, è nato il comune di San Pietro a due frazioni, praticamente, è consistente, abbiamo una chiesa di Santa Caterina il Borgo e un campanile, la chiesa parrocchiale San Filippo e Giacomo. Giacomo è di Buonavicina, un altro campanile, e la chiesa di San Pietro in Morubio, che è il comune, un altro campanile anche lì. Quindi voi avete deciso di chiamare il gruppo podistico, diremo, io avevo un'esperienza con un altro gruppo di Bovolone, e lì è il mio comune e ho creato questo gruppo, diremo. Quanta gente vi aspettate? Ma io bacerei le mani a avere le persone l'anno scorso, gli arrivati l'anno scorso sono stati 2.300. Mamma mia, tantissimi. Tantissimi, perché un comune con 2.600 anime, a vedersi una marea di gente così... Ecco, vale la pena dirlo, perché insomma tanti poi partecipano a queste corse, vengono lì, corrono, poi vanno via, ma dietro queste corse c'è... Esagero se dico che c'è quasi un anno di lavoro. No, non esageri, perché di conseguenza si termina una, massimo un mese dopo si riparte per cominciare l'altra con iniziative, idee nuove. Adesso noi ogni anno proponiamo qualcosa di diverso. Mi riallaccio all'edizione, anche il discorso di fare questa gara dei ragazzini il sabato, certo, che adesso l'assessore certo andrà a illustrare. È proprio un'iniziativa nuova nell'ambito di questa decorrenza del decimo anno. Insomma. Ecco, che valenza, assessore, è questa corsa al sabato per i ragazzi in vista anche della Straverona? Ha una grandissima valenza,
Devo dire che il gruppo Tre Campanili ha sempre coinvolto i nostri bambini, i nostri ragazzi nella sua iniziativa, anche attraverso l'aiuto dell'amministrazione comunale. Tutti gli anni i ragazzini e i nostri bambini sono stati invitati a correre in questo circuito insieme con i loro genitori, insieme con i loro maestre, con i loro insegnanti. E quest'anno, in occasione della 10ª edizione, il gruppo dei Tre Campanili ha pensato a questa iniziativa, alla quale la scuola e anche l'amministrazione ha aderito con grande entusiasmo. Con grande entusiasmo, sì. Immagino che, insomma, perdoni l'emozione. Come diceva giustamente Maurizio, insomma, per un paese di 2600 anni. No, sono 3030. 3000, siamo. 3000, ecco, siamo. Le orecchie da San Pietro di Monte. Siamo cresciuti, allora. Allora, però vedersi bene arrivare 2600 persone, insomma, immagino che sia una cosa molto bella. Mm. Anche perché, insomma, i giovani devono restare in questi paesi, no, certo, assessore? Per cui servono anche magari iniziative come queste. Certo. Iniziative come queste servono a far conoscere il nostro comune. Servono anche a legare i nostri giovani al nostro comune. Infatti il nostro comune, pur essendo un comune piccolo, ha un assessore alla scuola anche per questo, perché una scuola in un comune così piccolo serve anche a legare i nostri cittadini. Allora, io posso chiederti una cosa, non te l'ho preparata bene, per cui magari... Perché la scorsa settimana qui c'erano i vostri amici della Corrillasi, e in particolare uno ci ha raccontato di ristori con polenta, arenga, con... Voi come siamo messi? Abbiamo anche noi un paio di gruppi alpini che... Eccoci qua. Io cito volentieri, sono gli amici alpini di Bovolone. Cosa si mangia? Lì abbiamo della polenta con della pancetta affumicata, delle salamelle, dopo... Basta, vabbè, no, non dobbiamo dire altro, perché noi siamo qui per parlare di corsa, tanti dicono che corrono per mangiare, beh, insomma, in modo, se però in qualche ristoro c'è anche qualcosina giù alla bassa i ristori sono più consistenti che non fa. Ah, bello, questo, potremmo fare una sfida a questo punto. Visto che parliamo di campanili. Che parliamo di campanili, chi è che ha il ristoro più succulento? Questa è un'idea che ci ha dato Maurizio Guerra. Va bene, siamo in chiusura a questo punto. Grazie. Va bene. Grazie a Maurizio Guerra, ma ne parleremo anche venerdì prossimo di questa camminata dei Tre Campanili in festa, perché si corre domenica 24 marzo. Ringraziamo anche l'assessore Daniela Balzanello, assessore del Comune di San Pietro di Morubio, e a questo punto davvero dobbiamo chiudere. E a tutti, ovviamente, l'augurio di buone corse. Grazie. Buona visione.